Il neoparlamentare Enrico Aimi di Forza Italia, insieme a due colleghi di centrodestra, Galeazzo Bignami e Tommaso Foti, ancora mantengono le cariche di consiglieri regionali e di parlamentari nonostante l'incompatibilità tra i ruoli sanciti dalla Costituzione. Il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, Simonetta Sagliera, aveva già sollecitato gli interessati a dimettersi dalla carica di consiglieri regionali, essendo ora parlamentari. Adesso l'accusa arriva anche dal capogruppo regionale dei 5 Stelle Silvia Piccinini, che definisce inaccettabile continuare a tergiversare con l'unico scopo di non perdere la poltrona più remunerativa. E non manca l'affondo anche ad Andrea Rossi del PD, che nonostante abbia lasciato il Consiglio regionale, mantiene ancora il suo ruolo in giunta. Uno spettacolo poco edificante. I tempi previsti dalla legge regionale consentono di proporre le dimissioni entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione del Presidente dell'Assemblea regionale, con la quale viene evidenziata l'incompatibilità della carica, già inviata ai consiglieri che dovrebbero dimettersi entro il 16 aprile. Da tale data decorrono poi 30 giorni entro i quali l'Assemblea regionale dichiara la decadenza. Enrico Aimi non ha alcuna intenzione di formalizzare ora le dimissioni, utilizzando più tempo possibile. Il punto in realtà è politico. Il modenese non intende correre il rischio di rimanere senza alcuna carica. Sino a ieri si supponeva che questo fosse il vero motivo. Da oggi ne abbiamo la certezza, come da lui stesso precisato ai nostri microfoni. In questi giorni si deve formare il governo, vediamo nel secondo round delle consultazioni che cosa avverrà, però credo che rinunciare l'una all'altra in questo momento, in cui mi pare non sia assolutamente opportuno, perché potrebbe cadere il governo, cosa faccio? Mi dimetto, cade il governo, torno a casa, dopo faccio la figura proprio anche con i miei elettori che mi hanno eletto da una parte e dall'altra, anche insomma, non uso il termine perché non mi piace usare parole sconvenienti.